fantasia, la tua casa è casa mia, nel deserto stroboscopico della tecnologia, alla tua, alla mia, alla luna, all'allegria, il profumo che hai addosso è dolce come l'anarchia. E in quanto gli occhi tuoi che cosa fanno, gli occhi tuoi che cosa fanno a me, ai che mi sono punto. Argomentando l'età dell'oro, si è trattato di un tempo mitico, no? Già ne parlano alcuni filosofi greci, forse Platone. È un tempo mitico in cui la natura era più generosa, non c'era il freddo, non c'era il caldo eccessivo, si viveva serenamente in armonia con la natura e col mondo, non c'era il denaro, non c'erano divinità impositive e temibili. Poi, senza addentrarci troppo nella mitologia, credo che comunque questa... È il titolo anche del nostro disco. È il titolo del disco, dell'Orage, l'età dell'oro, e credo con questa visione arcadica di amore per la natura, il nostro disco condivida proprio quel tipo di sentimento di amore per la natura, di serenità. Era la mia idea. Una dea, somigliante ad una dea. L'età dell'oro è in effetti un disco in tre atti in qualche modo, no? Perché comincia con con tre brani inediti, freschi di studio di incisione, che sono sicuramente i più appetibili per coloro che ci conoscevano già. Lorelai, la canzone dell'orecchino sul sopracciglio, il panorama di Betlemme, che è una cover di De Gregori. E dopodiché c'è un piccolo best of, nel senso che abbiamo scelto, mi sembra, una decina di brani tra il meglio delle nostre due autoproduzioni che precedono la nostra collaborazione con Sony Music, quindi una maniera per rimettersi al passo per chi invece ci scopre adesso, e poi un piccolo assaggio di quella che è la nostra attività live, con tre brani tratti dal concerto che abbiamo tenuto con Francesco De Gregori il 2 di febbraio di quest'anno, uno strumentale, La Ride della Princesse, scritta da suo fratello Vincent, che adesso non è qui con noi, ma un'altra canzone invece, Satura, e una canzone molto fortunata che si chiama La Teoria del Veggente, che è un pezzo nostro che era contenuto nel primo album e in quell'occasione è stata cantata da Francesco De Gregori, che ci ha poi anche concesso di pubblicarlo. Cercavo di parlare di qualcos'altro, cercavo di parlare di Rimbaud in questa canzone, e poi, come spesso accade, ti trovi a parlare delle cose che ti succedono. Credo che effettivamente la condizione di colui che sta producendo qualcosa che ha a che fare con l'opera d'arte, senza andare a farsi troppe fisime sul che cosa sia o cosa non sia, sia però figa, insomma, qualcosa che effettivamente ti porta a trascendere da te. La fatalità della gioia e l'inverno e l'estate. Ho fatto i magici studi e li ho trasformati. Marco è un amico, Marco Ponti è un amico. In questi giorni nelle sale è appena passato Passione Sinistra, che è il suo nuovo film, nel quale c'è un piccolo frammento di musica dell'Orage. In realtà molta più musica avevamo realizzato per il suo film precedente, che si chiamava Ti amo troppo per dirtelo, che in effetti non è ancora uscito. E dopodiché Marco ha girato per noi il video di cui parlavi, quello della canzone Giugno, che casca a fagiolo questo mese per una questione meramente calendaristica, e che è stata a sua volta un'esperienza super divertente, perché avevamo, cioè, come siamo tuttora, un gruppo di indipendenti un po' matti, ci siamo trovati con per le mani un elicottero e una mongolfiera e un centinaio di comparse. È stato, puoi immaginare cos'è stato la gestione di quel videoclip. Queste ferite sono verdi, queste ferite sono azzurre, queste ferite sono occhi, non li guardare che ti perdi.
Diciamo che è un pezzo che è uno dei pochi brani il cui testo non è di Alberto, ma è di Dario Voltolini, che è stato amico e anche insegnante di Alberto alla scuola Holden, e che per una sorta di sfida, insomma, è uscito questo brano ispirato al sonetto delle vocali, sempre di Rimbaud, perché nel primo album si parla molto di Rimbaud. È stato selezionato a Musicultura, abbiamo passato tutte le selezioni, prima quelle non legate al live, e poi anche tutte le selezioni live, e abbiamo vinto la scorsa edizione. E poi Musicultura, oltre ai premi che sicuramente fanno piacere, ci ha dato la possibilità di conoscere Francesco De Gregori, perché poi alla fine è lì che si è iniziato la nostra collaborazione. Ciao Television Net.